mister Ronconio che ha fatto una partita attenta, soprattutto difensiva, alla fine l'obiettivo di non perdere l'avete portato a casa. Sì, non era questo il nostro obiettivo, perché noi abbiamo iniziato questo campionato che non abbiamo niente da perdere, nel senso ci dobbiamo provare a salvare, anzi secondo me ci riusciremo anche a salvarci, e giochiamo con 7-8 giovani che arrivano dalle primavere, che sono al primo anno. Fino adesso avevamo fatto sempre molto bene, avevamo meno punti di quelli che meritavamo, nonostante sono tantissimi, visto anche i tre che ci hanno levato. Oggi è stata la prima partita dove non siamo stati fluidi e brillanti come al solito, e quindi siamo contenti del punto, della prestazione un po' meno, perché anche se poi il secondo tempo abbiamo giocato con tre attaccanti, perché la nostra caratteristica è quella di essere propositivi e di andare a giocarcela contro chiunque. Però oggi l'Arezzo ha fatto meglio, poi è chiaro che io dico così, poi dobbiamo mettere in conto che abbiamo giocato contro l'Arezzo, una squadra che dovrà fare un altro tipo di campionato rispetto al nostro, che in casa comunque aveva sempre vinto e aveva fatto bene contro chiunque, e quindi c'è anche l'avversario. Con quanto è afflitto comunque la settimana non facile, sono arrivati appunto le prime penalizzazioni, questo ha pesato poi sulla gara? No, ma questo no, c'è anche da dire che noi oggi ci mancano, siamo tutti giovani, abbiamo giocato con 4, 5, 6, anzi finito con 7 tra 98, 97, 99, ci mancavano 4 giocatori che per noi comunque in alcuni ruoli sono importanti, e quindi speriamo di recuperarli anche per avere dei cambi in dei ruoli che oggi abbiamo fatto un po' fatica, qualcuno era stanco, l'ho dovuto tenere in campo. Poi ripeto, oggi comunque abbiamo giocato su un campo difficile contro una squadra organizzata e che farà un altro tipo di campionato rispetto al nostro, almeno sulla carta. Potete fare che stanno subendo poco a livello di gol, e anche voi cominciate ad avere una buona impartita. Sì, noi devo dirla, siamo partiti la prima partita a Pisa, abbiamo fatto benissimo, abbiamo perso immeritatamente. Poi l'altra partita che abbiamo perso con la Juve, dove ce la siamo giocata alla pari, abbiamo sbandato l'ultimo quarto d'ora, abbiamo perso 4-0, poi abbiamo sempre fatto bene, meritando sempre la vittoria, infatti abbiamo sempre vinto tranne oggi, e con la Lucchese avremmo meritato di vincere. Oggi, ripeto, è l'unica partita dove l'avversario ci ha messo sotto, avrebbe meritato di più che noi sicuramente, però abbiamo incontrato anche la Lucchese, ne siamo alcuni, quindi ci sta anche questo. In particolare che Bruno, che abbiamo visto un Ferrega proprio quasi asfissiante su di lui, lo inseguiva nelle parti sportive. Sì, no, al primo tempo l'ha sofferto un pochettino, poi l'ho cambiato, ho messo a sinistra e ho messo Castellana a destra, siamo partiti 3-5-2, poi ci siamo spostati 3-4-3 anche il secondo tempo con tre attaccanti, perché Arezzo oggi aveva il campo in mano, erano più pericolosi, e quindi se ti difendi e basta, il gol lo prendi, non è nella nostra identità, visto che siamo giovani, quindi dobbiamo essere propositivi. Abbiamo cercato di esserlo, lo siamo stati meno di quello che volevamo, comunque anche per merito dell'Arezzo, che comunque è una squadra forte.